Quando Gesù seppe che Giovanni era stato arrestato, si ritirò nella Galilea, lasciò Nazaret e andò ad abitare a Cafarnao, sulla riva del mare, nel territorio di Zabulon e di Neftali, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta Isaia. Terra di Zabulon e terra di Neftali, sulla via del mare oltre il Giordano, Galilea delle genti, il popolo che abitava nelle tenebre vide una grande luce. Per quelli che abitavano in regione e ombra di morte, una luce è sorta. Da allora Gesù cominciò a predicare e a dire: convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino. Mentre camminava lungo il mare di Galilea, vide due fratelli, Simone, chiamato Pietro, e Andrea suo fratello, che gettavano le reti in mare. Erano infatti pescatori. E disse loro: venite dietro a me, vi farò pescatori di uomini. Ed essi subito lasciarono le reti e lo seguirono. Andando oltre, vide altri due fratelli, Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni, suo fratello, che nella barca, insieme a Zebedeo, loro padre, riparavano le loro reti, e li chiamò. Ed essi subito lasciarono la barca e il loro padre, e lo seguirono. Gesù percorreva tutta la Galilea, insegnando nelle loro sinagoghe, annunciando il Vangelo del Regno e guarendo ogni sorta di malattia e di infermità nel popolo. Gesù è diventato grande, prima era piccolino, eravamo sotto Natale, adesso invece è diventato grande e che cosa comincia a fare? Comincia a predicare. Dove inizia a predicare? Questo è interessante. In una terra dove il popolo viveva nelle tenebre e abitavano in una regione di morte. Pensate dove inizia a predicare Gesù e anche dove termina, perché si dice che Gesù discende negli inferi proprio per predicare negli inferi. Quindi inizia nelle tenebre, finisce nelle tenebre. Perché va nelle tenebre Gesù? Come si vince il buio? Si vince con la luce, con la luce. E allora perché Gesù è andato in questa regione di morte e di tenebre? Perché lui è? Oh, vedi che con un po' di ragionamenti ci siamo arrivati? Infatti il prologo di Giovanni diceva: lui era la luce. E allora dove deve andare la luce? Non è che può stare all'aperto. Deve andare a illuminare il buio. E infatti a un certo momento questa gente, il popolo che abitava nelle tenebre, vide una grande luce. Finalmente. Quando arriva la luce, che cosa succede? Facciamo un esempio. Se qui fosse tutto buio, non ci fosse nessuna luce, né artificiale né quella delle finestre, questo come lo vedreste voi? Che colore? Nero. E a me come mi vedreste? E quindi non mi... Se tu sei nero, lui è nero, lei è nera, lei è nera, tutti sono neri e quindi non ci vediamo. Non ci vediamo, non capiamo che colore siamo, non sappiamo chi siamo. Tutto è buio. Appena arriva la luce, che cosa succede? Che tutti diventano bianchi? No. Come diventiamo? Azzurri, colorati. Diventiamo un po' di tutti i colori. Cioè, adesso in questo momento questo vestito, io divento verde, lui verde, questo rosso, tu fucsia, lui azzurro.
Cioè, ciascuno di noi va a prendere il colore che gli appartiene, perché in qualche modo è chiamato dalla luce a quel colore lì. Allora, Gesù, che è la luce, che cosa fa? Subito dopo aver illuminato, vide due fratelli, Simone, chiamato Pietro, Andrea, suo fratello, Giacomo, Giovanni, e li chiamò. Cioè, che cosa fa Gesù come luce? Dà un colore speciale a ciascuno, li chiama per nome, li chiama a seguirli, gli dà un'identità e gli dice: voi d'ora in poi sarete pescatori di uomini. La vocazione è questa, è trovare il colore che Gesù ha pensato per noi, il colore giusto. Noi siamo un colore vero, non siamo un colore artificiale, e ci illuminiamo solamente quando Gesù ci illumina. Quindi ci conviene stare con Gesù perché abbiamo il colore giusto, e quando siamo chiamati da Gesù diventiamo esattamente quello che dobbiamo essere. Allora Pietro, Giacomo, Giovanni, loro stavano facendo i pescatori, Gesù li chiama e loro subito, lasciate le reti, lo seguirono. Cioè vanno a fare esattamente quello che dovevano fare, pescatori di uomini. Hanno trovato la loro vocazione. Ecco, allora proprio concludo con questo. Anche noi ci dobbiamo interrogare sulla vocazione. Cioè, uno che ormai è già... perché qualcuno mi viene a dire: io vorrei diventare suora, ma se sei sposata non ne posso più di mio marito. Lo so, però ormai la tua vocazione è quella. Non è che uno la cambia in base se uno ci sta bene o non ci sta bene. Ma per i nostri figli è importante. È importante. Guardate, dico una cosa molto bella. Di là c'è una panca. Sapete che quando si dedicano le panche, si dedicano per i defunti. Ce n'è una con scritto: per la vocazione dei nostri figli. Bello. Cioè, bisogna avere un'attenzione per la vocazione dei nostri figli, perché sono loro che si devono illuminare del colore giusto. Noi ormai la nostra vocazione l'abbiamo trovata. Però è possibile che ci siano così pochi, no, oggi, che scelgano una vocazione anche speciale di consacrazione? Chissà, forse dobbiamo pregare un po' di più, non lo so, o forse dobbiamo metterci nella luce di Gesù. Se ci mettiamo in quella luce, sicuramente troviamo la nostra vocazione.